stato inferiore a servitù, lei ho mandato. Tanto ci portiamo dietro quasi niente. Mi porta dietro 2 o 3 robette, tanto per non andare in giro nuda, eh? Per non andare nuda. Oddio, lo scalino! Oh. Cosa è successo? Oh, mi sono buttato in terra da ridere. Ma è possibile che tu non stai mai attento? Vieni su che c'è da chiudere le altre valigie. Le altre? Ma non erano tutte. Fai presto, il treno parte fra un'ora. Vengo, vengo. Tu non dovevi sposare me, dovevi sposare Gondrand. Sono Andrea Damiani, industriale, ramo Insaccati. E quella lì, l'avrete capito, è Valeria, mia moglie. È un po' rompina, ma è un tesoro di moglie. Il problema è che ho anche un tesoro di amante. Ecco, guardate. È là. Si è trasferita da Milano da 3 mesi e fa la gatta sul tetto che scotta. Che matta. È gelosa. Gelosa. Gelosissima di mia moglie. E per controllarmi tutti i giorni fa il suo numero, l'acrobata. Guardatela. Il guaio è che io non riesco a rinunciare né all'una né all'altra. Com'è elegante oggi il dottore. Fa finta di non vedermi. Crede che sia cieca come sua moglie, che non si accorge di niente. Ma non sa ancora di cosa sono capace io. Valeria! Cosa c'è? Ma non ci hai messo un po' troppa roba in questa valigia? Ci ho messo quel che ci andava messo, ti stai rammollendo? Oh, sbrigati che perdiamo il treno. Andrea, hai visto la mia borsa? No, tesoro, non l'ho vista. Ma l'avevo messa qui sul letto. No. Oh, la lingua, croc, la lingua. Sfido che non si chiudeva, non l'avevi vista la borsa? Ma chi se l'ha messa? Io, si capisce? Ma se tu guardassi quello che fai... Lascia, rispondo io. Tu intanto richiudi la valigia e portali tutte in ascensore. Pronto, casa Damiani? Qui Milano, Industria Insaccati. Ah, sì, un momento, prego, per te Milano. Per me Milano, cosa vogliono? Pronto? Sei tu, imbecille? Ah, sì, pronto. Sì, sono io e... Sì. I cinesi! Te li do io i cinesi. Ah, i cinesi. L'altro anno erano i russi. Eh beh, no, non è possibile. Devo andare in montagna. Provaci, caro, vedrai che bel casino ti combina la tua cinesina. Va bene, resterò d'accordo. Obbedisco, sì. Non ho potuto dire di no. Mi hanno fregato. Ho mandato perfino la colf in ferie, chissà che mi combini. Stai tranquilla che non sporco niente. Se mai qualche volta vado a mangiare da tua madre, eh? No, lasciamola in pace la mamma, eh? Meglio. Allora, rapido per Torino, binario 3, carrozza numero 11. Sì. Scusa se non aspetto, ma devo correre in ufficio perché arrivano i cinesi, sai com'è? Per carità. Tanto fra pochi giorni ti raggiungo, amore? Fai pure con comodo, tanto mi sono abituata a fare le vacanze da sola, sia d'estate che d'inverno. Tu sei un angelo di moglie. Di che signora? E lei dove va? Rapido per Torino, binario 3. No, mi spedisse il bagaglio a Courmayeur invece, all'hotel Royale. Ah, perché non parto più, parto signora? Parto più tardi, eccole il denaro. Ah. Tenga il resto. Oh, grazie signora. Grazie, buongiorno. Beh, buongiorno, dottore. Cos'è che fai lì, seduto al mio posto? Sì. Stavo riordinando la scrivania, signor dottore, prima di chiudere tutto e... Chiudere cosa? L'ufficio amministrazione rimane aperto. Scusi tanto, dottor Damiani. Lei aveva detto a noi altri dell'amministrazione di fare il ponte fino a lunedì prossimo. Ma che ponte? Il ponte fanno! Il ponte! Noi siamo un'industria di insaccati! Non facciamo ponti! Cosa siamo, un'impresa di costruzioni? Signor sì. Eh? Cioè, sì, signor no. Giovanni, tu devi rimanere qui, sì. Inchiodato al telefono. Sì. A chiunque chiama devi rispondere che l'ufficio amministrazione è chiuso fino a lunedì. Sì,
No, dottore, mi scusi, noi restiamo aperti solamente per dire a chi telefona che siamo chiusi, che... Giovanni, non ho finito. Se per caso telefonassero mia moglie o mia suocera... Da quando sto con lei non hanno mai telefonato. Questa volta potrebbero telefonare. Sì. Allora, a loro, rispondi che l'ufficio amministrazione è aperto, ma che io sono fuori a combattere con i cinesi. Hai capito bene? I cinesi... No, dottore, scusi tanto, ma io ho appena preso un impegno. Ehi, guarda che sei ancora in prova, Sono liberissimo, dottore. Lo distico subito, dottore. Bravo. Allora, da stasera rimani qui 2 ore oltre l'orario di chiusura, va bene? Come vuole lei, dottore. E non combinare casini. Senz'altro. Lei, signora? Ma non lo vedo, sto mettendo sulle calze, sto mettendo. Vedo. La moglie se vedo. Prendila. Chi ha acceso la luce? Oh, signor. Bentornato, dottore. Giulia, cosa fai a casa mia? Come sei entrata? Ti ha visto il portiere? Stai tranquillo, non mi ha visto nessuno, sono arrivata via Terrazzi. Quante volte devo dirti che è pericoloso? Mica tanto pulita questa casa, sai? Giulia! Senti un po' se ti piace questo sughino. Che profumino! Allora ti piace la nuova servetta? Roba da mangiarla subito. E invece la fame te la togli lì. No, me la tolgo qui, ti mangio subito al dente, come sei. Dai, bella, dai, bella, bella. Dai. Vediamo se l'arrosto è cotto. Io sono già cotto. Oddio! Che distratta! Ti sei fatto male, carino. Oh, no, non è niente. Il sugo mi si sta attaccando, presto che si brucia. Ah, ecco fatto, si può andare a tavola che è tutto pronto. Che buono. Ti piace? Bombolotti alla romana. Ravioli al sugo. Spinaci alla turca. Scampi in salsa colombiana. Oh, che meraviglia. Goulash, ti piace il goulash? Il goulash mi fa impazzire. Ma la vuoi smettere con queste managgio? Sono 2 ore che mi sto ammazzando in cucina. Vai a metterti a tavola e facci subito. Scusa, amore, non ti arrabbiare così. In fondo non ho fatto niente di male. Prego, signora, prego. Grazie. No, per carità, signora. Dovrei pagare io, casomai, per lo spettacolo. Anzi, ogni volta che deve cambiarsi si ricordi sempre 6767. Radio Taxi Casadei Emilio. L'unico radio taxi in città. Le giuro che mollo tutto e arrivi in un lampo e gratis. Grazie, signora. Grazie. Buonasera. Buonasera, signora. 6767, ricordi? Casadei Emilio. Voi credevate che fossi la classica moglie fedele? Ma come si fa? Mio marito fa l'amore senza togliersi neanche il pigiama. E con la luce spenta? Vi assicuro che è una vera frana. Mentre io, invece, ho sempre sognato di cadere in un abisso di piacere, colmo di passioni forti e aggressive, impetuose e romantiche. Come sembra promettere questo Giovanni, conte di San Severino? Il destino me lo ha fatto incontrare e spero che il mio sogno si realizzerà. Io ho molta fiducia in lui. Almeno stando al blasone. Giovanni di San Severino sarei io.
In realtà mi chiamo Giovanni La Carretta, di Bitonto. Beh, nel senso che sono nato a Bitonto. Il caso ha voluto che mio cugino Peppino lavorasse come cameriere nella villa dei veri conti di San Severino, quasi sempre in Svizzera, per paura dei sequestri. Una sera, sfruttando l'abbonamento a Reggio del Conte, andai a un concerto. E in platea sedeva la bella bionda che vedete. Si accomodi, signore. Grazie. Prego. L'atmosfera romantica creata dalla musica di Chopin fece scattare in noi la scintilla del desiderio. Insomma, per farla breve, nell'intervallo, fingendomi conte, ero nel palco di San Severino contando di Stemma. Le chiesi di incontrarla ed ella promise che mi avrebbe telefonato, anche se Pudica non volle rivelarmi il suo nome. Oh, scusi un attimo, rispondo al telefono. Ma prego. Qui casa dei conti di San Severino, chi parla? Peppino, sono io, Giovanni. Ah, un momento, aspetta. Io in questa situazione non c'entravo proprio un gevolo. Scusate, un ghezzo volevo dire. Non c'entravo niente! Quell'impostore disgraziato di mio cugino manca stretto. Non ci ho potuto dire di no. E adesso io che faccio? Se torno i miei padroni e mi scoprono, mi licenzio per finire sul marciapiede come un disgraziato. Peppino, dimmi. Sì, stavo parlando con... È arrivata. Sì, è arrivata. È bella, avevi ragione, è buono, è un babà. A proposito, cerca di non guardare con troppo interesse. Mi dimenticavo di dirti che l'ho detto che il mio maggiortomo è Ricchione. A me? Ricchione ci sarai tu e quella puttana di tua sorella che poi è cugina pure a me. E non fatti scoprire, io arrivo prima che posso. Quel fetente del mio principale mi ha bloccato qua. Sì, ma non ho capito perché io devo fare la parte e tu devi fare la parte del... Ci sentiamo. Vabbè. Oh, madame? Desidera qualche cosa da bere? Sì, un tè, grazie. Prego. Posso andare come cuoca? Eccezionale. E come cameriere? Impareggiabile. Vieni. Vieni qui. Di chi è? Di chi è questo bel sarchiapone? Non vuoi assaggiare prima il Sentonorè? Ma tesoro, scoppio. Fammi un gesto d'amore, ti prego. Ti è piaciuto il Sentonorè? La panna è un po' acida. Ma come? L'ho fatto con le mie mani. Giulia, che cos'hai stasera? Non sono brava solo a letto, vero? Giulia, ti prego, non ricominciare! E invece ricomincio! Io sono stufa di andare per tetti come una gatta in calore! Sono stufa di aspettare che tua moglie vada in vacanza per passare una giornata intera sola con te! Grazie! Di inventare delegazioni russe, cinesi, arabe, afghane! Brunello del 73. Giulia, ti voglio un bene dell'anima. L'anima dell'immortacci tua. Il conte tarderà molto? Ha telefonato testè da Milano. Ha detto che in un lambo sarà qua, madame. Da Milano? Oui. Oh, ma devo partire stasera. Non posso mica aspettarlo ancora. Ah, ma lei non conosce il conte, madame. Quello è come Goldrake, vola come un rezzo. Col suo elicottero personale. In due minuti sarà qua. Ma come parla, Peppino? Ah, per via del mio linguaggio, diciamo, impastartito. Abbiamo girato il monte, madame. C'è sempre quella scadenza anglo-pugliese. Perché si sente? No. Ma sa, qui a Parma siamo abituati a parlare italiano. Cosa guarda? Guardavo il taglio del vestito. Ah, le piace? Quando? È un bel modellino, vero? Sa, il mio sarto è molto bravo. Ha tagliato molti anni a Parigi. Sa che non c'è niente da fare, dal bel taglio si vede la gran signora. Diciamolo, papele. Quanto zucchero? Due, grazie. Due. Lo diceva sempre la mia mamma. Ah, la mia povera mamma. È morta? No, è viva, non c'è una lira, è povera. Pensi che mia madre voleva che facessi la sarta ah, sì? Moi. Beh, il conte mi aveva detto da che parte sta lei. Perché si vede? Un pochino. Un pochino. Prego. Grazie. Signore, mi posso sedere? Certo. Le voglio fare una confidenza. Io non ce l'ho mai detto a nessuno. A me mi hanno rovinato i mormoni. Davvero? Io ho il 98% di mormoni femminili, sa? Vado a Casablanca, mi voglio operare. Comunque, sono contenta che lei sia così. Sì. Lei mi può capire. Sa, restare sola con un uomo vero, insomma, non si sa mai come finisce. Beh, ma con me vada tranquilla, signora mia. Con me è in una botte di ferro, sa? Oh, il camino non dira, mon Dieu. Vado ad attizzare le feu. Pardon. Oh. La pelliccia! Che disastro! Che cosa fa? No, no, sei indietro!
Madonna benedetta, l'intoroneta! Ci fuma il culo! Il culo ci fuma! Pardon, madame, pardon! Se chiedo la separazione, vado a finire con le natiche per terra, hai capito? E lei che mi garantisce i crediti delle banche con i suoi beni al sole. Se la lascio, nessuno mi dà più fiducia, eh? Sì, sì. Mi vorresti anche povero? Io sì. Ma io no, perché io da povero non so come si fa. Io ho studiato solo da ricco, va bene? Fabiano, Giulia, che viscotenni! Dai, vieni, alzati, che ti devo sciacquare meglio sotto la doccia della vasca. Ho gli occhi pieni di schiuma, non vedo un accidente. Sono storie per un po' di shampoo. No, 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 non di qua. Vieni di qua, vieni, che ti guido. Sì, sì, oh, vieni, guidami te. Amore mio, segui la tua Giulietta, eh? Lo vedi come sono premurosa? Sempre detto che sei un tesoro. Ecco, adesso fermati e abbassa la testa. E non è mica colpa mia se la vasca è bassa. Hai ragione, chissà perfetto. Come è venuto in mente a Valeria di fare la vasca così bassa. Questo è il tuo posto naturale. Va bene così? Risciacquati bene, brutto stronzo. Ma Giulietta! Brutta vigliacca. Adesso lo vedi cosa ti faccio? Se ti prendo... Giulietta, vieni qua! Vieni qua, che... Fermati, SS! Oh, io... Ma perché mi fai sempre male? Adesso ti prego, ti salto addosso, ti... No, ecco, no, no, ecco, no. Adesso non scappo più, eh! Senti la volpe del deserto! Ma sei impazzita! Vuoi farmi chiudere bottega per sempre? Da oggi basta! Sciopero! Sciopero, sciopero come? Incrocio le braccia, anzi, incrocio le gambe. Sciopero ad oltranza. Sciopero ad oltranza. Il famoso sciopero a passera selvaggia. Finché non scegli tra lei e me. Io non sono nata per fare l'amante, ma per fare la moglie. Hai capito? Io non sono nata per fare la moglie, ma per fare l'amante. Ma non me ne va bene una con questi uomini. Il conte ritarda e anche lui è così deludente. I maschi non hanno più nessuna sensibilità, delicatezza, nessuna comprensione. Ma ci sono anche delle mosche bianche, signora mia. Sono rare, ma ci sono queste mosche. E l'anima, dico io, non conta? E che non conta? O credono come nel Medioevo che la donna non ce l'ha? Eh no, signora mia, lei ce l'ha un'anima e come, bella e tonda, che è stupenda, non capisco niente. Lo sa? Tante volte io ci penso. Oggi sono solo quelli come lei che sono ancora capaci di un sentimento completo. E infatti io i sentimenti ce l'ho tutti al posto giusto, mi credo, sono completo di tutto, ecco. Ecco, forse basterebbe che uno come lei incontrasse la donna giusta al momento giusto. Ecco, come ha detto signora, scusi, la donna giusta al momento giusto. Ma nei miei riguardi vuol dire, Che massaggino delicato, mi fa un effetto così calmante. E poi con quel che sei, mi sta venendo proprio sonno. Mi sento così giù. E io mi sento così su, mi sento. Buon riposo. Ma tu guarda un po'. Dov'è? Ha preso un sonnifero, sta riposando. Un sonnifero. Perché un sonnifero? Perché qua a momenti succede una disgrazia, a momenti si incendia tutta la casa. Tutta la casa? Un di prima, terza e quarto grado. Dove? Al culo. Al culo. Gli ho fatto un massaggio con la crema giapponese. Che chiappa di platino, Giovanni. Che casino hai combinato con un massaggio? Io non ho combinato nessun casino. Tu combini casini a me. Guarda, telefonate, stai il mio padrone. Forse torna domani, non ti deve trovare qua. Smamma, se no quello mi ammazza, capito? E io lei dove la porto, mo? Senti, non la portare da nessuna parte, Giovanni. Perché? Forse è inutile. Vuoi sapere la verità? La madame si è innamorata di me. Si è innamorata di te? Non ti cretinate. A proposito, l'hai fatto bene il ricchione. È proprio perché ho fatto bene il ricchione quella si è innamorata di me. Mi vuole convertire, capito? Ti vuole convertire. Ti vuole convertire. Va casino. Ti vuole convertire. Pieno! Visto che sta dormendo, cerchiamo almeno di scoprire chi è. Non la toccare, fai pieno. Piano, piano. Piano. Ricchione. Stronzolo. Che amore, 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 amore. Oh, amore, vuoi guardare dentro la borsa? Royal Hotel Courmayeur, Valeria Bernasconi in Damiani. Ah, in Damiani. In Damiani. E che? È la moglie del mio... È la moglie del mio principale. Ebbene, mi sento male. Che significa? Mi sento male. Mi sento male. No, madonna, prevasta! Il vaccinista vende 2 milioni. Ciao, Ser Andrei. E là, ciao, Damiani. Attento alle coronarie. Va a cagare! Buongiorno, dottore. Buongiorno, sì. Oh, signor. Ma cosa fai qui? Se ci vedono insieme. È proprio quello che voglio. Io no. Stasera mi porti fuori a cena.
e nel ristorante migliore. Hai capito? Ma sei matta! Non sono matta. O mi porti a cena fuori o non ci vediamo stasera più. Stasera è impossibile. E perché? Perché stasera ho una cena di lavoro. Guarda che con me i cinesi non attaccano. Ma che cinesi? È un cliente importante di Milano. Ah, e se fossi tua moglie, mi porteresti con mai, te? Mai portata mia moglie a una cena di lavoro. Ma no. Ma sì. Bene, allora è tutto risolto. Stasera mi porti a cena con te e mi presenti come se fossi tua moglie. Ma Giulia, mi vuoi rovinare? Ma André, ma sei mica diventato orbo? Mi sento poco bene. Oh, carino, fa vedere la tua Giuliettina che ti fa una carezzina. Sì. Ritmo, sì, ritmo, non bisogna ritmo. Aspettare il fiato. Su, coraggio, ce lo butti, va via, sparisci. Sparisci che ce lo butti. Ehi, Damiani! Ciao! Come va tua moglie? Sta bene? Sta bene, in vacanza! Allora, quando torna, organizziamo una bella serata insieme, per bagnare sì, il suo ritorno, sì, d'accordo? Organizziamo, così bagniamo il ritorno! Pentista! Sveglia, Giovanni! Un ristorantino tranquillo, di periferia, alla portata di gente come te! Sai suggerirmi niente? Ci sto pensando, dottore. Ah, ecco, una volta mio cugino mi ha portato in un posto, Damenico, vicino al casello autostradale. Damenico? Sì. Ci mangia bene? Vada tranquillo, dottore. Perfetto, allora ti aspetto alle 9. Alle 9, Damenico. Aspettami. Sì, sveglia Giovanni, io sarò lì con la mia amante. Sì, sì. Io coprire lei? Sì, Giovanni, coprire me, stasera alle 9. Sì, dottore. Mi serve assolutamente un industriale milanese, hai capito? E dove lo trovo? Idiota, vieni Damenico e ti presenti come... Ma io sono di Bitonto. E allora fa un industriale milanese nato a Bitonto. Bicretino! Molla la palla dal pietro, prendi la palla al belzo, prendi la palla al belzo e vai. Madonna, che profumo di te. Ah, buongiorno, Peppino. Ah, bonjour, madame. La colazione è servita. Grazie, bravo. Senta, mi faccia il favore, non riesco a chiudere i ganzetti qui dietro. Mi dia una mano. Senza meno. No, qui. Sì. Ecco. Il conte è arrivato? Il conte chi? Giovanni. Ah, sì, è tornato. Poi ha visto che lei riposava e allora aveva importanti impegni di lavoro da sbrigare e se n'è andato. Ah. Faccio notare, signore Necondembo, che qui siamo rimasti solamente lei e il sottoscritto qui presente. Ah! La rosa, che bel pensierino. La rosa è per lei, signora. Deliziosa. Di chi sono queste pellicce nell'armadio? Della moglie del conte. Ma il conte non è mica sposato, no? Appunto, ma la mamma è sposata con l'armadio, col padre dell'armadio e cosa, vabbè. Comunque, siamo rimasti soli, io e lei soli. Ho capito, Peppino, soli. Siamo rimasti soli. In questa stanza che non ha più soffitti. E c'è quest'organo che vibra per me e per te. Come in un canto viola di Serafini col violino. Peppino, ma cosa fa? Mi sono messo in libertà. Ma non le sembra un po' troppo? Quando basta. Signora, io stanotte ho pensato intensamente alla nostra situazione, madame. Ma... Anche se c'è questa barriera sociale che ci divide a me e lei, lasciamo che per un attimo sfuggente questa farfalla esca dal cosa suo dice? Tremendo bozzolo. Ma è impazzito! Più che impazzito mi sono arrapato. Io non ce la faccio più, non ci resisto più. Mi sono convertito e mi sono ingrifito. Stati fermo. Stati fermo. Stai fermo. Non mi fa resistenza. No, no, fammi la resistenza, che mi piace. Un altro, basta, vendi 2 milioni. Oddio mio, l'ho ammazzato. Peppino, non facciamo scherzi, su. Peppino. I messi, i cinesi, tutti e due. Tutti e due. Tutti e due distrutti. Uno che è per me, uno. Distrutto. Pronto, chi è? Sei tu, sono io, Giovanni, mia adorata. No! Mia adorata, un corno! Ma come, mi lasci qui sola, disperata, in balia d'un culattone con la crisi di rigetto? Mi è andato il sedere in fiamme e anche i vestiti e la pelliccia si sono bruciati. Ma tesoro, aspetta, vengo subito. Ti aspetto un accidente, sono già in ritardo. Dovevo essere a Courmayeur questa mattina. E poi non lo so se ho ancora voglia di vederti un'altra volta. Mi hai molto delusa. Ma no, amore, che Mi pesa. Madonna. Non vedo più niente, svengo. Mica posso andare in giro nuda, no?
Casa dei Emilio per servirla. Buongiorno, signora. Ancora lei. E che mi facevo scappare l'occasione, per lei attraverserei l'Atlantico, senza neanche il rimborso benzina, naturalmente. No, basta che mi porti a Courmayeur. Courmayeur? E mi raccomando, vada dritto. Dritto, 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 saranno le 6 ore più dritte della mia vita. Bacca boia. Sarà, ma io questo Menego non l'ho mai sentito nominare. Beh, cucina veneta, 3 stellette sulla Michelin. Sai che quando è in zona per affari ci viene anche l'avvocato? L'Agnelli? Sì, proprio lui. Andiamo, vieni, vieni Gigi, vieni. Serata morta. Buonasera, si accomoda. Buonasera. Venga, venga avanti. Veniamo, veniamo, caro Menego. No, mi chiamo Bartolo. Ecco, caro Bartolo, chiamami Menego. Allo? Sì, sì, chiamami Menego. Vabbè, e si accomoda, signor Menego. Ma no, cosa hai capito? Mi non so. Lui mi dice di chiamarlo Menego e mi lo chiamo Menego. No. Dicevo, chiamami il padrone, Menego. Ah, il paron, Zenda. Ah, e dov'è? Non rientra stasera? Difficile. Zenda proprio. Morto. E quando è successo? A maggio fa 7 anni, ho areto. Come passa il tempo? Serata morta, Menego morto, un vero cimitero. Agnelli non c'è stasera. Non mi dispiace, signora, niente Agnelli. Non avevamo che poiastri, bolliti, rosti, spessatini. Che ne diresti di un bel pollo di fattoria ruspante? No, signora, al forno. Mi dispiace, niente ruspanti. No. Non avevamo che poiastri, de marca penna d'oro, bei teneri, tutti in cartone il suo cellofane. Beh, noi ordiniamo dopo perché aspettiamo un amico. Ah, grazie. Va bene, come che crede. Grazie. Le 3 stellette sulla Michelin. Giulia, ti prego. Buffone! Mi hai portato in questa topaia perché hai paura di farti vedere con me dai tuoi amici, vigliacco. Falla brava, Giulia, falla brava. Poi voglio proprio vedere se esiste questo cliente importante. Esiste, esiste, te lo giuro che esiste. Anzi, mi meraviglio che non sia ancora qui. Quell'imbecille è un cliente importante. C'è? Scusino. Oh. Ecco. A momento mi spacca la capa a metà la stronzola. Siate maledetti ambedue. Se arriva la contessa non trovo la pelliccia di Sprangler. La di Sprangler, come cazzo si chiama, di 23 milioni più IVA. Io mi becco l'ergastolo. Dobbiamo partire. Dobbiamo partire. Ma qua partiamo, Peppi. Se io stasera non vado da medico, Damiani a me mi licenzia. Hai capito? Giovanni, se tu non vieni con me a Courmayeur. Io ti spezzo la noce a capocollo, capito? Ah, a me mi spezzo. E ti mando pure in galera. Oh. Sì, perché tu sei disgraziato, tu sei correo. Ah, ubi cugino, cugino in galera. Vabbè. Sì. Allora mi vuoi rovinare? Sì. E partiamo, partiamo. Partiamo, partiamo. Aspetta un momento, ti voglio dire una cosa. Non me la dire. Ti voglio dire una non cosa. Me la dire. Fammela me la vuoi dire? La dimmela. Damiani se la spassa con l'amica e mi costringe a fargli da copertura. E me? E allora io sai che faccio? Vado a Courmayeur e la copertura la faccio con sua moglie. Chi è? A me. Ma non a te, a Damiani, no? Ah. Capito? Ah, senti, a proposito, a questo Courmayeur. Courmayeur. Chi è che paga? 50-50. Eh? È quella cosa inglese che vuol dire che tu ti paghi la tua metà e presti a me i soldi per pagarmi la mia. Ah. Capito? Bene. Siamo sicuri che è una persona presentabile, civile? Il Tony, ostria! È uno che viaggia, eh! Porco can! È un uomo di mondo! Bene. Elegante anche! C'è vero, Bianca? C'è vero, c'è vero! Senti io? Senti un po', pensi che ci starebbe? Il Tony, parischei, farebbe qualunque cosa! Meno che assassino ciò! Beh, cosa dici, si capisce? E quanto? 100.000! Però...
Va bene. Comunque gli dici di venire al mio tavolo come se fosse un vecchio amico. Io gli presento mia moglie. E lui ti presenta la sua. Anche la moglie. Se la gradisce? Come se la gradisco? È perfetto. Ecco le 100.000. A testa, signor. Come a testa? 100.000 per lui e 100.000 per la sua mujer. E se capisce, ciò. Se capisce, ciò. Senta, se andiamo di questo passo troveremo le margherite invece della neve in montagna. Non può accelerare? Certo, signora. Agli ordini. Ma che fa, signora, stamattina? Guarda che se si rompe qualche pezzo, io non caccio una lira, No, t'ho spiegato, no. Facciamo pipì, t'ho spiegato. Ah! Mi raccomando, prendile tutte le buche. Che ne so io. Sera. Su, Debo. E sera. Ah. Andrea! Porco can! Quanta voglia te vedo, mi! Che grammona che ti sei! Tony! Vecchia puttana, ho sempre piacere di vederti! Ah, non ti conosce ancora la mia signora? Buonora, sì, sì. Questo è il signor Coro... Damiani! Damiani, sì, sì. Lieto, sì. Se permettete, Giulia, questa è mia moglie, Tony... ecco, e la signora è la moglie. Piacere mio, comandi. Bella donna, vacca, poi! Sì, sì, accomodatevi, sedetevi. Tony è un ragazzo in gamba, sai, si è fatto da sé. È vero, mi sono fatto da sé io. È un gran lavoratore, viene dalla gavetta, sai. Non si direbbe. Nei trasporti. Sì, mica un camion. Un camion, che burlone. Ha cominciato con un camion, poi 10, 20, 30, 40. Signora, dica la verità. Sì, sì. Ha una delle più grosse aziende di trasporti della Valpadana. È pieno di soldi come una banca. Banca, un cazzo. Prego. Ischè, non basta mai. Gave fioi voi altri. Non ancora. No, non ancora. Beotti. Noi altri che ne abbiamo 7. Sette? Come la sarò? Sta sempre a pensare a Ciavar. E se è una bestia. Ciao, ecco. Vuol dire che le vuol bene. Sì, sì, con rispetto parlando. Se vede che mi viene con soddisfazione il letto, ah! Faccio, cos'è per quello? Anche Andrea lo dice sempre. La più grossa soddisfazione del mondo se c'ha per soldi di mia moglie. Basta. Non è vero, non è vero. Ti giuro, non è vero, è un equivoco terribile. Ma certo, io credevo che fossi un uomo. Sì. Invece sei un porco. Vacca boia! Tomboia! Fai il conto per piacere. Ho vinto! Scusi tanto, un attimo di debolezza. L'occhio è lungo, la carne è debole. Scusi tanto, signora. Venga fuori, che la aiuto. Ma non l'ha vista la curva, no? È proprio perché ho visto la curva, signora. Spalla, coscia, anca, fianco e siamo andati fuori strada. Io le chiedo scusa, ma comunque, come vede, siamo qua. Vedrò io... ma la smetta di scocciarmi. Sì. Cerchi di fermare una macchina piuttosto, sì. Sennò come arriviamo a Courmayeur? Sì, sì. Adesso vado volando. Ma cosa fa, Semo? Buca. Ehi là! Fermatevi! Stop! Mi dispiace, ma noi abbiamo la macchina in banna e poi non prendiamo a bordo sconosciuti. Vediamo. È proprio un vecchio principio. Allora, che cosa hanno detto? Hanno detto che non caricano sconosciuti. Ah, ma lei si poteva presentare, no? Signora, mi creda, se si presenta lei si fermano anche gli aeroplani. Lei dice? Dico. Ferma! Non si fermi, per favore! Ha visto che il suo sistema non funziona? Signora, vogliamo mostrare cosa c'è di buono sotto la pelliccia? Ma come si permette? E poi non sente che freddo che fa? Mi viene un accidente? La vogliamo fermare o no, questa macchina? E va bene,
Allora mi sacrifico. Ecco, si sacrifichi. Vediamo la rovina. Meglio senza occhiali, eh? Più roba si toglie, meglio, eh? Ha visto che non funziona? Ho detto che non... Funziona, funziona! Eccone un'altra. Fatto pace? Sì, ma devi ringraziare il tuo santo protettore. Sì, San Giovese. Martire degli ubriachi. Sei ancora in sciopero? Sai cosa faccio adesso? Apro la porta e ti porto a casa in braccio, come gli sposi. Apro la porta e ti prendo in braccio, vedrai. Vieni, vieni qui che... Senti, aspetta, facciamo così che è più moderno, sai, è più moderno. Oggi gli sposini moderni fanno così. Ecco, mi fai perdere la testa tu. Ho lasciato acceso il televisore, lo vedi? E adesso via, 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 via queste povere gabbane di strioni. Vai la donnetta. Io la cavaliera. Gilda! È nuda e bianca. Dai, non t'arresta, ho fretta. Amore, spengo la tele e vengo. Amore! Amore! Andrea! Che mia suocera scappa, scappa subito. Vai via! Io vado su! Sì, Andrea, sì, vai su! Apri, vai su, vai giù, dove vuoi! Fai? Sopra, cosa sopra fai? L'armadio, apri, sotto l'armadio! Apri. Vai dove vuoi, fa presto! Oh, mamma! Ma che strana questa visita, noi siamo partiti ieri! Non fare l'imbecille! Con chi stavi parlando? Con nessuno stavo parlando! Ho sentito io che dicevi amore! Amore? Sì! Dicevo amore e cantando! Cantando? Fammi passare! Mamma! Mamma, dove va? Mamma, glielo giuro, io cantavo soltanto Amor Amor. Se la ricorda l'aria, conosce i versi, ma no? Ma tu conosci solo il verso del maiale. Che cosa hai fatto della mia bambina? Brava. Mostro! Ma come cosa ho fatto della sua bambina? Ti metti a cantare, idiota! Mentre la mia bambina è scomparsa! Ma che scomparsa? È partita! Scomparsa! Scomparsa! Ma come? Cosa dice? Cosa significa? Significa che ho telefonato a Courmayeur, all'Albergo Roia. Mi hanno detto che sono arrivati solo i bagagli. Di Valeria non si sa nulla. Ma come non c'è? Non c'è. Ma come non c'è? È partita ieri sera. È partita ieri sera la mia bambina. Ferma lì, cosa fa? Dove l'hai nascosta? Ma chi? Valeria? La donna che hai portato in casa con te. Mamma, ma come può pensare una cosa simile? Perché sei un porco. Io? Sì. L'ho sempre detto a Valeria, hai sposato un porco. Mamma. Che si porta a casa le puttane quando non ci sei. Lei pensa tutto sì. Questo di me? Fai questo anche di peggio. Dove l'hai nascosta? Ah, ma io la troverò, Ho sempre pensato che Valeria non doveva sposarti. Sin dal primo momento che t'ho visto, ho capito che tipo eri. Sì. Cos'è? Povera Valeria, chissà che fine ha fatto. Pianzi, idiota, Lacrime di coccodrillo! Dove l'hai nascosta, Dove? In bagno. In bagno l'hai nascosta. Vedrai se non riesco a trovarlo. Brutto traditore Zauda. Presto, esci da lì, scappa per i tetti. Alza le tapparelle. Le tapparelle. Ah, sì. Sì, 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 le tapparelle, le tapparelle. Ecco. Appena ho alzato, salta fuori. Ma cosa stai facendo? Niente, niente, mamma. Volevo cambiare un po' l'aria. Ma cretino, cosa fai l'impalato? Cosa nascondi dietro quella finestra? Spostati, fammi passare. Devi ancora nascere chi mi deve far sema a me. Qui non c'è. Sotto il letto. Mamma, lei per me è come la Madonna, ecco. Ma cosa vuoi da me? Sei impazzito, te? Mamma, perché non ha fiducia in me? Sei antipatico. Mamma, sono un bambinaccio, ma non so mentire. Mamma, la prego, mi ascolti, mamma. Sa che le voglio bene. Perché non ci diamo del tu? No, con te mai. Ma lasciami stare, insomma. Faccia la brava, via, via. Mamma. Ma cosa vuoi? Lasciami stare! Io la voglio tanto bene! Lasciami, voglio guardare sotto il letto! Mamma, ho sempre sperato di trovare in lei una seconda mamma. Dammi le mani di dosso! Aspetta, mi guardi negli occhi! È pazzo! No. Ecco, guardi, guarda! Guarda cosa mi tocca di fare! Visto? Visto che non c'era niente? Sì, ma non mi convinci!
Cos'è stato? Un tarlo. Ma tu a me non me la racconti mica giusta. Te lo do io il tarlo. No, ma perché vuole guardare dove ha già guardato? Così non guardo vale. Guardo dove mi pare. No. Voglio guardare meglio. Aiuto! Oddio, sono incastrata! Ma questo è uno sportello difettoso. Ecco, si è incastrato. Adesso cerco di scastrarlo, eh? Sbrigati, che soffoco, mi manca l'aria! Un po' di pazienza, ma di sbloccarlo. Un po' di pazienza, mamma. Lo sblocco subito. Vai presto, idiota! Ecco, mi vuoi far morire, te? Ecco, mamma. Prepara la valigia. Partiamo! Partiamo? Sì, partiamo per Courmayeur. Dovrebbe essere prenotata una camera per il conte di San Severino. Il bitonte di Monte Ros con il manico smosso. Sì, e per il suo seguito. Esatto. Oui. Un appartamento per lei, una cameretta per il suo seguito. Merci bien. Excusez-moi, une petite information. Sì. È arrivata la signora Damiani? No, sono arrivati solo i suoi bagagli. Oh, parle. Oh, parle, questo non ci vuole. Come si fa, mo? Come si fa, mo? Écoutez-moi, appena arriva la signora Damiani, lei mi avverte. Senz'altro, non si preoccupi, signor Conte. Merci bien. 109 per il suo appartamento e 310 per il suo seguito. Ah, molto gentile. Facciamo una show. Se la chef la chiama dell'appartamento, prendiamo solo la chiave del seguito, perché noi due paghiamo 50-50, tutte e due. Fai silence, dai, la manche, monsieur. Monsieur, la manche pour vous. Grazie. Voilà, ossequio la sua signora e mi saluti il direttore. Grazie molto. Che ti sei ringoglionita a dar 50.000 lire di mancia, eh? Lavo indietro la pelliccia, sì o no? Sì, ma non ci devo rimettere sempre io. Ma ecco. T'ho spiegato, no? Ho fatto 50-50. Questo fatto di 50-50 non mi piace, Giovanni. Ma tu mi vuoi vedere rovinata, me? Tu mi vuoi vedere sull'altra, me? Tu mi vuoi vedere con colpa tu, terra? Tu non mi devi darle tu. Tu sei la servitù, io per te non sono tu, io per te sono sempre lei. Che carissa, Cagione, che carissa. Cagione. Cammina dentro, conda di San Severino, scimunito. Ecco qua, sono arrivata. La sei comoda, ste lascia. Grazie tante. Ciao, bella tosa, profumata di grappa di acqua santo. Ti cavaria battesa volentiera, benedetta, benedetta. Ciao. Non si ricordi, casa dei Emilio. Servizio a gratis. Valeria. Finalmente! Bambina mamma. Mia cara! Valeria! Finalmente! Ma sei qui? Certo che sono qui, scusa, dove dovrei essere? Voi piuttosto, cosa fate qui? Ma come? Tu mi vuoi far morire? Ho telefonato fino alle 3 di stanotte, non eri ancora arrivata in albergo! No, naturale che non c'ero, sono appena arrivata adesso! Ma com'è naturale? Se sei partita un giorno e mezzo fa! C'era lo sciopero delle ferrovie a Torino. Ebbene, allora potevi pure avvertirci per telefono, no? Sciopero. Sì, anche il telefono era in sciopero. A Torino, anche quello. Perciò ho noleggiato un taxi. Per fortuna che almeno i taxi a Torino non erano in sciopero. Però è andato fuori strada. Oh, io me lo sentivo che era successo qualcosa. Lei è tremenda, sente sempre tutto. Buongiorno, ben arrivati. Ti rendi conto di quello che hai combinato? Ho piantato i cinesi in asso, una figura. C'è. Fa la brava, guarda, sistema la mamma per la notte. Ci sarebbe una camera vicino alla sua, però è senza bagno. Che mi aspettano, poveri ma cinesi, sì, che non ti preoccupare, tanto fa lo stesso, è per una notte. Allora, 319-314, accompagna le signore. Buongiorno, desidera? Buongiorno, ho prenotato una stanza sullo stesso piano del signor Damiani, vuole controllare? Va bene, signora, guarda. Questa è la mia voce registrata. Mm. Le solite palle. Puoi farlo dopo il segnale acustico. Vigliacco, cafone, farabutto. Traditore, ipocrita. Volevi svignartela, eh? Ma no, cosa dici? Che sei un delinquente. Ma no, Giulietta, ti prego, perché sei venuta qui? Ti prego, torna a Parma. Ti giuro che domani ti raggiungo. Non ci penso nemmeno. Ma cosa vuoi fare? Uno scandalo? Ah, finalmente l'hai capito. Io m'ammazzo. O le parli tu, o le parlo io. Va bene, le parlo io, però cerca di capire, è una cosa difficile, devo trovare il tempo, l'occasione, il 24 modo. 24 ore, non un minuto di più. Porca puttana vacca. La chiave, subito. E mi mandi sulle valigie, per favore. Ecco. Grazie. Prego. Oh, che pirra. Ma perché vado sulla piedi se c'è l'ascensore? Poi,
Anche allo stesso piano. Ah, 308. Ma sei impazzita, mi vuoi rovinare, ti prego Giulietta, ti prego fatti cambiare stanza, ti prego. Io resto in camera, sono tanto stanca. Va bene, ti faccio portare su il pranzo. Andrea! Dov'è la nostra stanza? È di là. Sbrigati se ti vuoi cambiare, che scendiamo a mangiare. Buongiorno. Buongiorno. La conosci? Io? No, è il jet set, si usa. Hai parlato con i cinesi? Sì, sono partiti. Cosa hai deciso, rimani? Eh beh, per forza. Mica devi rimanere per forza, sai. Puoi benissimo ritornartene a Parma. Ma no, cosa dici? Ci ho rimesso, un affare da 3 miliardi, cosa vuoi che sia? Signor Conte, bonjour, le mie omaggi. Sfotti tu. Il portiere mi ha detto che Valeria è arrivata, perciò, se vuoi riavere indietro la pelliccia, dobbiamo andare al ristorante. Già, ti perché noi due non andiamo al ristorante. E chi è che paga? Chi paga? 50-50, no? 50. Senti, questo fatto del 50-50 lo dobbiamo chiarire bene. Perché se è vero che in anglosassone significa metà tu, metà io, qua mi sa che la metà è unilaterale, pago sempre me. Per cui, ergo, ho trovato qua sotto un rossicciere nostro concittadino e ho comprato un po' di roba. E cosa ci abbiamo lì dentro di menù? Ah, qui dentro di menù? Dunque ci abbiamo il filetto e la ciscaro d'estate, gli animali in padella e il patè di tua sorella. Quel che ho trovato, due supplì. Ma come si fa a risparmiare su tutto? Io speravo di incontrare Valeria giù, al ristorante. Tengo pure un po' di fame, tengo. Capisci che ci contavo? Capisci che anch'io ci contavo i soldi e sono rimasto pochissimi liquidi? Per cui vorrà dire che la tua Valeria li incontrerà giù al caffè, ristretto. I signori vogliono accomodarsi, prego. Va bene lì? Per favore, il formaggio. Subito. Il menù. Prego. Grazie. Va bene qui, tesoro? Sì. Beh, cosa fai? Una mosca. Una mosca davanti a... Una mosca in montagna, in pieno inverno. No, eh. Una mosca davanti agli occhi, deve essere l'altitudine, la pressione. No, è il riflesso che mi entra negli occhi e mi sta tutto. Se cambio posto forse è meglio. E così, ecco, mi sembra perfetto, sì. Eccomi. Ci siamo. I signori hanno già scelto? No, non abbiamo ancora scelto. Sapesse com'è difficile scegliere. Intanto ci vuol portare il carrello degli antipasti? Provvedo subito, signora. Grazie. E adesso che hai? Il ballo di San Vito? I fiori. Valeria. Valeria, cosa c'è? Cos'è successo? Cosa c'è? La calza, mi sono rotta la calza. Buongiorno, stavo signore. Guardando. Buon accomodarsi. Scusa, mio fratello, lui non può mangiare, deve dimagrire. Allora lo fa a posto. È il mio dietista. Adesso io vengo da te. Dove? Ma cosa fai in piedi? Siediti? Sì, mi siedo. Mi siedo. Mi sento malissimo. Adesso cosa fai? Ti alzi tu? Hai ragione, mi siedo. Ecco, sì, risediamo. No, non ho fame. Non c'hai fame? No. Il colpo. Vado in camera. Vado in camera. Andiamo in camera. Sì, ecco. Scusi, cameriere, mi può portare dell'altra acqua? Vigliacca! No! Mamma! Che piano va lei, signora? Terzo. Ma guarda, mio stesso piano. Tesoro? Non vai più a sciare? No, non ci voglio, preferisco riposare. Madonna! Che c'è? Chi è? Per lei, signora. Oh, dei fiori per me. Chi sarà? Madonna. Ti sei fatto male? No, sto benissimo. Oh.
Che ha mandato i fiori? Chi è? Chi è? E chi è? Ah, è la direzione. Mi ha fatto un omaggio. Sono carini, no? Sì, sono carini. Senti, tesoro, se, se vuoi prendere una boccata d'aria, perché non vai? Non devi mica stare qui con me, sai. No, sto troppo male. Pronto, chi è? Cosa c'è? Chi parla? Ti devo parlare. Ti aspetto alla funivia Valvenì tra 20 minuti. E non mancare. Chi era? Click. Hanno... hanno riattaccato Click. Uno sbaglio. Effettivamente... Sì? Ecco, forse... pensavo, visto che c'è una così bella giornata, che una boccata d'aria... non mi farebbe male, sempre che a te non mi piaccia. No, 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 a me mi sta benissimo. Vai, vai, intanto io mi riposo. Ecco, io vado. Vai. Pronto? Mon amour, sì, sì, lo so, era per farmi perdonare. Senti, amore, io... devo vederti a tutti i costi, non posso vivere senza di te. La pelle. La pelle. La pelle, la pelle della pelliccia. Ma che pelle? La che pelle? La pelle. No, ho detto la pelle nel senso che ti bacerò tutta quanta la pelle. Sì. Io sulla pelle tua e tu sulla pelle mia. Tutte e due le pelle. Tutte e due le pelle. Ma avete rotto a me, tu e lei. Ma avete rotto le pelle, tutte e due. Tu la avete rotto le pelle. Oh, sì, la amore, pelle. Sì, volo. Ah, ma allora oltre a queste disgrazie c'hai pure la tromba da ustecchio frecheto, scusa. È un'ora che ti sto dicendo, la pelliccia tu non capisci. Ci devo andare adesso, ci devo andare. Allora vengo anch'io con te. No, tu non vieni, sì, capirai. Io vado ad un appuntamento galante accompagnato dal cameriere, tu sei scemo. Oh, tu sei scemo. Questa del cameriere deve finire, io sono il cameriere di Esur, capito? Ah, e poi adesso vuoi la guerra, guerra sia. Come disse Aristecco, tu mi vuoi frecare, io ti riprego. Sono qua. Sono qua. Ah, hai 7 minuti di ritardo, lo sai? Beh, vabbè, io ho fatto tutto il possibile per arrivare prima. Cos'è che mi devi dire? Niente di speciale. Ma come niente di speciale? Dopo tutto quel che ho fatto per uscire dall'albergo. Volevo fare una passeggiata. E la volevo fare con l'uomo della mia vita. Un pensierino affettuoso, no? Dai, vieni, andiamo in funivia. Non c'è nessun pericolo di essere sorpresi o interrotti. Contento. Sì, hai ragione. Privacy totale. C'è solo 500-600 persone. Che tormento. Avanti. È permesso, signora? Avanti, venga, venga. Le ho portato il lassativo che ha ordinato. Ah, grazie. Senta, scusi, può dire al signore della stanza accanto se può smettere di suonare, per favore? Senz'altro. Ben gentile. Che cosa vuoi tu? Mi scusi, un cliente ha reclamato. Dice che il suo violino disturba. E chi è grandissimo stronzo che dice questo? Violino di Vascia Milova mai disturbato nessuno. Tutti sempre pagato per sentire grande Vascia. Sì, sì, lo credo, ma io che devo dire in direzione? Cliente stronzo non deve disturbare me. Se musica non piace lui, va a fare in culo. Allora, dottor Damiani, 319. 310, 311, 312, 312, 313, 314, 315, 319. C'è un disavanzo del 3. E già, perché 3 per 3 è 9, la prova del 9. Se tu abbassi queste e alzi... Comunque 319 è matematico. Niente, niente, ma dovrei assicurare... Oh, e chi? Ah, scusi, io sentivo suonare, credevo fosse un disco, ho sbagliato camera. Sto cercando di dove tu Daniele. Vuoi andare? No, che cosa fai? Dentro. No, mi tiri dentro, io non ho fatto niente di male, sto cercando la pelliccia, che è mia. Tu cliente stronzo che non piace mia musica? No, maestro, si figuri, io amo la musica, io sono un musicista. Tu musicista, verità? Cosa suoni? Io suono la gran cassa della banda di Bitondo. Gran cacca? No, la gran cacca, scusa. La gran cacca. La gran cassa sarebbe la cassa grande che fa bum 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 bum. Allora tu, fratello, vieni. Tu, Valerino, poi scioi, anch'io ballato giovane. Lasci perdere, maestro.
Con tutto il rispetto parlando, mi stavo schifendo, mi stavo vomitando addosso. Facciamo così. Va bene, ma in Italia non si usa. Brindiamo, brindiamo grandi buchi. Ma mi lasci il braccio. Tutto donfiato. Va bene, l'acqua minerale mi piace, sì. Io soffro di ulcera duodenale, non è gassetta, cingi. Che razza di acqua minerale è questa? Questa vodka. Vodka? Mio piccolo segreto, attento, mi controlla partito. Che c'è? Loro possono sentire. Sì. Vascia bere sempre vodka clandestina. Ho capito. Se no tutti dire Vascia ubriacone. E invece stronzi tutti, tutti stronzi. Cingi. Oh. Segno di grande brindisi, mangiare bicchiere. Noi stomaco di struzzo. Sì, questo l'avevo capito, che voi tutti struzzi. Scusi. Adesso io faccio a te bello concerto. Beh, veramente io ci avrei un grande impegno. Grande Vascia deve sentire. Ah, va bene, se esiste la serva. Le ho portato l'acqua, signora. Ah, sì, bene. Per favore, mi può aprire la stanza di mia figlia? Perché vicino a questo non si può proprio riposare. Ma mica il passepartout? Certamente, signora. Bene. Andiamo, andiamo, beh. Giulietta, sono già 36 volte che andiamo avanti e indietro. C'ho la testa che sembra una girandola. Non possiamo passare la vita attaccati a un filo. Ah, ma tu pretendi che io passi la mia vita attaccata ad un filo? Ma quale filo? Il filo delle tue menzogne, delle tue vigliaccherie. Non avrai mai il coraggio di dirlo a tua moglie, mai, sei un vile. Ma io l'ho... ecco. Lo vedi? Non hai neanche il coraggio di ammetterlo. Ma... imbecille. Ti sbagli perché io l'ho fatto. Tu le hai parlato? Beh, insomma, ho cominciato a parlare, ho sondato, tastato, e poi adesso vedrai... stiamo arrivando, guarda. Andiamo, andiamo. Aspetta, aspetta, dai, ho una cosina da dirti. Non ti annoi mica con me, vero? No, facciamo altri 7-8 giri, tanto poi c'è l'ambulanza. Ecco, avanti coi bufali. Uffa, quanta gente. Speravo che a quest'ora ce ne fosse un po' meno. Va bene che è alta stagione, ma insomma... Per me ci sei solo te. Ah. Ma come faccio a venire a dormire da te? Cosa racconto a mia moglie? Che vieni a dormire da me. Ecco, sei pazza. Devi andartene, ti ripeto. Devi partire stasera. Giovanni, mi hai dato una prova d'amore, ti ringrazio. Però adesso mi devi lasciare. Amore, ma cosa facciamo? L'incompiuta? Io ti amo. Oh, non fare il bambino. Guarda che mio marito è qui. Qui? Sì, qui, a Courmayeur. È arrivato oggi? Quel buffone. Giovanni, in fondo è mio marito. Anche se sei un conte, lo devi rispettare. Volevo dire il portiere, quel buffone del portiere, ma ha assicurato che oggi non era arrivato nessuno. Per fortuna Andrea non ti conosce, perché se ci vedesse insieme ti ammazzerebbe di sicuro. Adesso, non esageriamo. Mamma. Mamma, cosa c'è? Ti senti male? Mi è cascato l'accendino d'oro e ci stavo giocando e mi è sfuggito. E siccome è un regalo di mamma... Andrea. Mi sento male. Oddio! Così grande giochi ancora a nascondino? Andrea, ma cosa c'è? Ti senti male? Tesoro, non c'è bisogno che mi aiuti. Non cerco da me l'accendino, non ti preoccupare. Ma non sto cercando, ti sto salvando la vita. C'è mio marito in questa cabina. Ah, sì? E di che ti preoccupi? Ci sono qua io. Tutto al più potrebbe sfidarmi a duello. Non sarebbe il primo. Giovanni, non capisci? Quello è un plebeo, t'ammazza! Ah, sì? Ma dai, cerca di tirarti su, dai! No, mi fa peggio, mi conosco io. Ma ci sarà un dottore qui in mezzo? Giulia, no? Vieni giù! Non mi importa, lascia stare, vedrai che fra un po' mi sento meglio. Mi conosco io, anzi, guarda, sto già meglio. Io sto già meglio, sì. Io. Thank you.
senti meglio? Sì, sì, mi sento un pochino meglio. Va bene, però stanotte ti aspetto lo stesso in camera mia, eh? Va bene. Dai, andiamo a prendere una boccata d'aria, vedrai sì. Che ti farà bene. Oh, mamma. Giulia, io faccio un altro giro. Ci vediamo stasera. Mi raccomando, stasera, puntuale, eh? Ciao. Ho sbagliato la nota, ho messo un do minore, scusi te, non capisco più niente, sono un briette di vodka, ciao. Perché? Tu non resta con me un altro poco? No, devo recuperare una pelliccia. Oh, tu porti pelliccia come no, Russi? No, è una pelliccia da donna. Tu porti pelliccia da donna? Sì, è una storia lunga. Ma allora tu Finocchio? No, veramente Finocchio. Io adoro Finocchio. Questo l'avevo capito. Ballerini, tutti amici miei. Sì, ma stati fermo con le mani. Se tu lascia. Vuoi, anche tu. Maestro Vascia, tu i Vascia proprio per ritogliere la bocca, prego, scusa tanto. Se tu ti prego le mani qui. Lasciami perdere, non so pure in brietto, scusa. Poi in buon senso, non sto in piedi. Tu ritorni da? Da tua sorella. Da Svidania, Tovaric. Ecco. Che rompicazzi, da Svidania, Tovaricco. Ah. 319. Evidentemente in questi alberghi c'erano le camere col duplicato. Fotocopia. Ma chi è? Oh! Prego. Ah. Scusi, volevo sapere se è qui la camera del dottor Damiani. Come? Volevo sapere se questa è la camera del dottor Damiani. Sì. Siccome c'è un 319, 319 con la fotocopia, allora io ho incontrato un violinista ricchione che mi ha baciato a me, proprio a me mi ha baciato. La pelliccia non c'è, e la, il padrone. No, ma io sono la suocera, dica pure. Ah, credevo che fosse la nipote di Sandokan, la tigre. Ciao. Pronto, Giovanni? Sei tu, Valeria? Sì, sono io. Senti, tesoro, mi dovresti fare un favore. Non venire a cena al ristorante. C'è tuo marito? Sì, ma ci sarà anche mia madre. È una volpe, capirebbe subito. Allora ci potremmo vedere in un altro albergo. Ma come faccio? È una pazzia. Fallo per me. Su. È stato solo un bel sogno, torna a parlare. Lascia che ti veda un'ultima volta. Abiti di salute. È per il nostro bene. Mia moglie è furba come una volpe, dispettosa come una scimmia. Valeria. Aspettami un attimo. Ma sì, poi c'è anche quella belva di mia suocera. La conosci bene, quella quando punta la preda non la molla. Ma sì, va bene. Sì, sì, tesoro, sì. Stanotte vengo da te. Sì, però ti scongiuro, non venire giù al ristorante, che mi mandi tutto per traverso. Ti amo tanto. Lo sai che ti amo, no? Un brutto bugiardo. Te li do io, i cinesi. Va bene. Ma questa gliela faccio pagare con tutti gli interessi. Stasera, te l'ho detto. Giovanni, ci sei ancora? Certo, tesoro. Non voglio più che parti. Stanotte vengo da te. Nella tua stanza. In che camera mia? Oh. Sì, sì, amore, non ti preoccupare. Oh. Questa notte, finalmente, io sarò tuo e tu sarai mia. Due corpi e un'anima sola. Aspettami, Ti aspetterò con ansia. Valeria, a chi telefonavi? Tu a chi telefonavi? A chi telefonavo? A chi telefonavi? A chi telefonavi te? Tu a chi telefonavi? Valeria. Sì, mamma, vengo. Ma insomma, è possibile? È mezz'ora che sto aspettando, ma io ho appetito. Sì, siamo pronti, mamma. Forza. Che fai che mi sento la capace il convulso, mi viene da vomitare. Quel disgraziato del violinista, giù. Mambria che di vodka, il ricchione siberiano. Pepi, ti annuncio che stai molto meglio, sai? Adesso sai che fai, ti alzi e vai a fare un giro nell'aula. Te ne vai a fare in culo. Non mi reggo in piedi, non mi reggo. Pepi, sono io che non ti reggo, non capito? Non gridare, Giovanni, forza. Mi sto di tutto l'orecchio, lo ringoietra. Tirati su, forza. Ah, sto bene. Forza. Svengo, Ah, ma proprio adesso deve arrivare. Adesso, devo rassettare. Senti mo che puzza che c'è. Guarda qua, senti che roba. Avanti, su. C'è la borsa del ghiaccio, gli scarponi, la coperta, Ti metti seduto. Facciamo torre seduto. Torre seduto. Esce l'ulcere dal tuo tenere. Pepi, da voi la
La pelliccia. Pelliccia. La voglio. Ergo, fila. Capito? Mannaggia pelliccia, maledetta. Come sono stanco. Ecco. Buonanotte, tesoro. Amore. Ciccio. Dai, Valeria. Sono 4 anni che non mi chiami più Ciccio. Proprio stasera. Sono stanco, poi c'ho un peso sullo stomaco. Prendi il tuo solito digestivo e là ti fa digerire. L'insalata di gamberi. Il risotto coi tartufi. Ecco, ne prendo qualcuna in più così digerisco meglio. Il gelato di pistacchio. Va bene, l'hai voluta la bicicletta. Adesso pedala. Vieni qua che ti spacco un femore, sai. A chiusura delle nostre trasmissioni, va ora in onda. Ma che noioso. Scusi, signore. Piccini miei, eccomi a voi puntuale come ogni notte con il programma di Notturno Supererotico con Pussycat. Miau! Cominceremo con il sexy gioco. Chi mi toglie la pelliccia? Io! Io la tolgo la pelliccia! Faccio 500 euro per venire! Domani, pazzo! Pazzo, proprio pazzo! Oh, ma c'ha ragione la signora, lei è proprio un pazzo! Ma lei mica penserà veramente che io volevo violentare la signora, scusi. È perché io ho fatto un sacco di strezzo per un da Parma fino qua, per recuperare la pelliccia. Perché mio cugino si è messo a posto il conto di San Severino, no? Che io sono il maggiordomo, lui no. Ma lei che se ne frega degli affari miei, scusi? Quando arrivi vedrai che ti faccio male. Hai 3 minuti di ritardo. Stavo per venire da te, lo sai. Ma tu non sei una donna, sei un orario ferroviario. E perché non sei venuto prima? Perché ho dovuto aspettare che Valeria si addormentasse. E com'è che ci ha messo tanto tempo? Non so. Ci hai fatto l'amore, eh? Come sei bella nel tuo furore, Giulietta. Io non faccio più l'amore con mia moglie da... E allora fallo con me, subito. Forza, toro! Ma non eri tifosa della Juve? Ti va di scherzare, eh? Non ti appenderai il lobby che mi mandi in lussuria, lo sai che divento una bestia. Una bestia, io ti spacco in tre. Lo sai che hai un conto da saldare, eh? Io ti saldo tutto, il conto della sarta, il conto del parrucchiere, tutto. Eccomi qua, amore. No! Amore, vita mia, fremevo nell'attesa spasmodica.
Ho visto come mi hai atteso, bruciando. Ma amore, ma perché fai così? Hai intenzione di spruzzare profumo per tutta la notte? No, no. Mia, mia, mia. Mia. Sì, tu! Cosa fai? Vai da tua moglie? No, è che devo aver mangiato qualcosa che mi ha fatto male un po' alla pancia, un disturbino. Permetti. Tu stai qui, non ti muovi, capito? Ma come, neanche in bagno? No. Giulia! Giulia, io... Oh. Oui. Giovanni, sono io, disturbo? E sì che disturbi, che cosa vuoi? Giù, anch'io sto vivendo, non per dire, una situazione afrodisiaca porno spogliarellistica televisiva privata. Più sì che. No, la spogliarellistica con la testa. E c'è bisogno di telefonarmi. E per forza, come comunico con te? A telegrammi? A telegrammi? La pelliccia l'hai recuperata. Ma che coglioni! Ma disgraziato fetendone, bel cugino che c'ho io. Però dico, se questo non sta in camera con lei, di conseguenza il marito non c'è, se no ci sarebbe l'incasinamento. E allora, non essendoci il marito, vuol dire che non stanno in camera loro. Ergo, al 319 non c'è nessuno. Allora vado lì e mazzambo la pelliccia. Ho cesso di cercarla questa camera, ho cesso di... Ah, a proposito. Ancora lei, ma cosa camera. Devo fare io per togliere di mezzo questo rotomane pazzo? Non mi può perseguitare così. Ma si sarà messo in testa quel cretino. Andrea, amore. Se l'è svignata, eh? Farabutto, imbroglione. Vedrai che scherzo ti combino io. Ti restituisco il tuo pollice. Oddio, ma lei chi è? Niente paura, signora. Il grande Vascia Milova sempre gradisce omaggi di sua ammiratrice. Ai suoi ordini. Perdona mio disabillé, ma vero artista sempre ama il suo naturale. Io sempre dormire così. A lei disturba mio disabillé? Lei sente male, signora? No. Però... Modestamente. Ah! Madonna delle sette spede! Brrr. Che botte che ho pigliato! Quella suocera maledetta pure al cesso lo trovate, saranno già tornati i condi. Allora tornano i condi, ma se non trovo la pelliccia mi licenziano. A me non tornano i condi. Disgraziati. Ah, ecco il 319. Io entro, lavo la spacca. Io lo spacco a metà la suocera di Sandokan. Ecco. Deve essere quella pelliccia. Sento l'odore inconfondibile del suo pelo. Vuoi farmi morire?
Vecchia strega! Cesso delle mie brame! Quinto grado della scala Mercalli. Che temperamento! Voglio proprio divertirmi. Mongato, sì, sì. Ah, 319, di già. Dove sei andata tu, mia cara? A cercare te, amore. Oh, mamma mia, ma chi è? Oh, ma tu non sei Andrea. Anche tu sei diversa signora. Tu non conosci me? Permette. Io, grande Vascia Milova, violinista. Perdona mio déshabillé, ma artista ama sempre il suo naturale. Io sempre dormo così. Tu sente male, signora? Però... Modestamente. Ho visto la morte in faccia. No, Valeria, ancora. Ah, bugiardo, porco, hai detto ancora. Allora vuol dire che hai fatto l'amore con lei. No, un momento, io ho detto ancora perché lei prima voleva, ma io niente, lo giuro. Io te lo giuro, io... Ma sei impazzita! Cosa fai qui? Valeria, dov'è? Chi se ne frega? Ma sei pazza? Forse è andata fuori a cercarmi, può tornare da un momento all'altro. E chi se ne strafrega? Provami subito che non hai fatto l'amore con lei, capito? Ma come? Facendo l'amore con me, qui, subito. Dai. Di nuovo? Allora? Ma quante volte ti devo dare la stessa prova nella stessa notte? Non ce la fai più, eh? Veramente ho avuto un piccolo contrattempo viscerale. Tutte scuse. Certo. Mica tutti possono essere violinisti. Questa non l'ho capita, comunque va bene lo stesso. Ti rendi conto che può arrivare all'improvviso? Bene, così le parlo. Ti prego, no! Anzi, sai cosa faccio? Cosa fai? Mi nascondo. Voglio vedere se è vero o no che non avete più rapporti voi due. Oh, signore. Mi sarà molto facile capirlo. Ci siamo. Oddio, eccola. Gesù, ti prego, vai sotto il letto. Nasconditi sotto di il corsa. Letto, sotto il letto, sì. Adesso mi diverto. Prendi la vestaglia. Sotto il letto, sotto il letto. Valeria. Dove sei stata? Canta, non parla, chiarisci, discolpati. Dove sei stata? Hai il coraggio di chiederlo? A cercare te, ciccio. Cosa ti credi, che io non conosco i tuoi intrallazzi? Ma che intrallazzi? Diciamo la verità, siamo onesti. Diciamo che ormai fra di noi c'è una certa incompatibilità. Ci puoi giurare? Ecco. Strano. Cosa? Qui c'è un profumo che non è il mio. Certo, tutti i profumi con la mortadella. Andrea?
tu qui nascondi una donna? Sì, sì, sempre. Io nascondo le donne. Prova un po' a guardare sotto il letto. No. Vedrai che sotto il letto c'è una donna. No, io guardo nell'armadio. Ah, così, guarda nell'armadio. Lei guarda nell'armadio perché è furba. Oddio! Ma chi è? Beh, io so... Porco degenerato, verme! Anche con gli uomini te la fai! Ma chi lo conosce? Lo conosco io! È un finocchio notissimo! Ma che poteva immaginare che... Mi sia consentito spiegare, signor, che io stavo nell'armadio solamente per recuperare la pelliccia. Quale pelliccia? La pelliccia della Contessa, la moglie del Conte, io sto servizio lì! E lei lo sa, la pelliccia! Ah, è finocchio e ladro per giunta! Scusi, lei è finocchio e ladro per giunta? Ma signor Damiani, facciamola finita con questo finocchio, chi è finocchio? Ma conciato così? Ma lei che costi che va di giro la notte con questa roba in campo va di giro? Cerchiamo con la puttana di pelliccia! Piuttosto voi due con questi intrallazzi familiari qui lasciamo perdere, va! Perché io ho visto entrare prima lei qua dentro e poi ho visto entrare la... Ma chi? Ma chi? Che io ti... No! Fuori da... No, dottor Damiani! Culla con la pelata! Da uomo a uomo! Vai! Vai, disgraziata dell'attrice! Che cagrassa! Ma no, quante botte mi danno? Gliene ho dette 4. Comunque non credere di avermi convinta. Intanto vado a dormire da mamma. Alla testa! Eccola. Tu mi hai fregato la pelliccia a me. Adesso le devo riportare ai miei padroni, sennò quelli mi denunciano quando torno a farmi. Brutto finocchio. Madonna, me l'hai detto, quando è botto, tutti quando è addosso a me. Pum, in che anche questa. Giulia. Comunque non ci si conosce mai abbastanza, vero? Che cosa vuoi dire, Giulietta mia? Ti prego, cosa va? Mi fai pena! È tutto finito tra noi! Giulietta! Giulietta. Va bene, eccolo qua! Giulietta, come puoi pensare una cosa simile con uno scorfano del genere? Tutto mi sarei aspettata da te all'infuori che te la facessi con un culattone! Giulietta, ti prego, non fare così, dammi un'altra possibilità, dammi una prova d'appello, io ti amo, dammi un'altra chance! Va bene, te la do un'altra chance. Presentami Valeria. Ecco, sì, facilissimo. Valeria, questa è Giulia, la mia amante, così scoppia la terza guerra mondiale. Scoppia la terza guerra mondiale, se non fai quello che ti ho chiesto io, capito? Oh, signore! La pelliccia, ma no! Ma che succede? Giovanni! Dottor Damiani. Cosa fai tu qui? Ho saputo che lei era partito. La signora partita, ho detto, a chi rispondo al telefono? E ho pensato che le potevo essere più utile qua che al telefono. Ho sbagliato? Sbagliato? Giovanni, c'ho un'idea. Un'idea meravigliosa che ti frutterà una luminosa carriera. Vieni, Giovannino. C'ho una testa. C'ho una testa che è un vulcano. Che testa che c'ha lei, dottore? Vieni, Giovanni. Chi è? Sono io, cara. Posso entrare? Ancora. Veramente io non so se... Ma non me lo potevi dire che non eri solo? Che cosa vuoi? Ti volevo presentare un mio valoroso dipendente. Piacere, signorina, scusi tanto il disturbo. Ma dove l'hai trovato quello lì, nell'uovo di Pasqua? Ecco che bello! Brava, brava, brava! Infatti è una sorpresa, sì. La sorpresa che serve a noi, capito? Giovanni, forza, non stare ripato come un salame, vieni avanti, su! Comandi, dottor Damiani. Giovanni, ho il piacere di presentarti la tua fidanzata. Ma sarei mica scemo. Ma come scemo? Io ti presento a mia moglie come sua fidanzata. La sua... fidanzata di un mio amico e cliente. A sua moglie? A mia moglie, sveglia Giovanni, A mia moglie. Così niente gelosie, niente tafferugli, niente terza guerra mondiale. Sono o non sono un genio? Lei è un genio, dottor Damiani. Oh, signore, si è rotto l'uovo di Pasqua? Però, niente male il dipendente. Valeria! Sono qua! Ah, sei lì? Ciao, Cici. Sono qui che vado a fare un po' di fondo adesso. Cos'è, una scusa per andare a cercare altri uomini? Fa silenzio. Ma cosa dici? Dico quello che ho detto. Scherzo. Che sei un degenerato. Oh, signor. Tesoro, non crederai mica. Lo sai che non ho dormito tutta la notte, aspettando che tornassi. Io invece ho dormito benissimo. Dobbiamo andare per forza. Ma sì, certo, Andrea ci sta aspettando. Sono un po' preoccupato. Niente paura, tanto Valeria è una sciametta qualsiasi. Non deve dire così, è una donna eccezionale, Valeria. Ma come, la conosce? Eh sì, un po'. Anzi, signorina, sa mantenere un segreto. Altro che, dica, ecco. Dica. Io ho iniziato una relazione con lei. Con me? No, non con lei, con una signora, con Valeria. Ma qui
Questo è magnifico. Magnifico mica tanto, se lo viene a sapere il marito. Prima mi spara e poi mi licenzia. Anzi, prima mi licenzia e poi mi spara. No, non si preoccupi, perché io non dirò niente. È contento. Contento un corno. E a Valeria chi glielo spiega che non siamo fidanzati? Ci penso io a salvarla, ma come ha fatto bene a raccontarmi tutto, bravo. Va bene che abbiamo fatto la pace, ma le ho già detto di non seguirmi. Io sono sposata e poi ho una figlia grande, cara. Senta, signore, io non sto seguendo lei, sto seguendo la sua pelliccia. Ah, non è mia. Me l'ha prestata mia figlia perché avevo freddo. Non sapevo di fermarmi tanto in montagna. Facciamo una cosa, signore, siccome mi piace molto questo, perché non se la toglie, eh? Ha visto lo spettacolo porno ieri sera? Sì. Sporcaccione, sporcaccione. E rotomane pazzo, è pazzo. Ma non possiamo rimandare un'altra volta? E là, dottore! Eccoli, tesoro. È quel mio amico e cliente di cui ti ho parlato. L'ho incontrato per caso stamattina. Buongiorno. Permetti, tesoro, ti presento il mio amico Giovanni. Oh, onoratissimo, signora. Che felicità conoscerla. Piacere. No! Cos'è? No, niente, un grambo. Fa così freddo. E questa è la sua fidanzata. No, non gli deve credere, signora. Io sono l'amante di suo marito. Mi sento poco bene. Di lui? Sì, di quel farabutto che è vicino a lei e che la chiama tesoro. È tutto uno scherzo. Oh, che disastro. E questo per te. Piano. Puttana da strapazzo, perché di questa? Ma è puttana da strapazzo. Adesso ti strapazzo io, signora, con i miei stivali. Vieni, hai questo. No, ti fermo, io parlerò. La sua gente da me. Non la toccare, sai. No, la pelliccia non c'è notere! Allora, dottore. Congelamento dell'orecchio destro con prognosi di circa 20 giorni, salvo complicazioni. Congelamento della natica sinistra. La prognosi è riservata perché temo la perdita della sensibilità cutanea della zona. Congelamento del mignolo sinistro con interessamento parziale di falange, falangina, falangetta. Prognosi di 18 giorni. Congelamento dell'anulare sinistro con complicazione nella mobilità della mano del dito di qui sopra. Congelamento del naso con perdita dell'olfatto. Temporanea ma non definitiva. E questo è un congelamento del cazzo. Come, dottore? Vuol dire che quello non è congelato? No, voglio proprio dire quello che ho detto. Mi è rimasto il pistolino congelato. Il medico ha detto che ci vorranno da 7 mesi a 7 anni. E per Giulia, che aveva l'ambizione di diventare moglie, è un po' troppo, eh. Così ha sposato quel pirlone del Giovanni. Peccato. Peccato anche per Valeria, che si ostina a rimanermi fedele. Mo, peggio per lei. Ehi! Fermi, che facciamo una bella foto! Arrivo, eh? Arrivo! Sì, che faccio il fuoco, bene, stringetevi! Ma che bella gente! Fermi!
State più vicini, c'ho la macchina piccola, se no non c'è grande. Io mi metto vicino alla mia bambina. Così, fermi, sorridete, Oh, la vuoi finire con questa meno? Noi faremo cose russole. Senti, io non voglio fare un bagliente, capito? Adesso mi sono secchieto. Brutta che cassiberiere. E mi tocca le chiappe, mi bacio in bocca e mi suona la ciarda. Io non sono ricchione, come te lo devo dire? Ci ho rimesso in posto, ci ho rimesso la pelliccia, che ci devo rimettere? Anche le chiappe congelate. Oddio, oddio, oddio.